martedì, ben ritrovati in un appuntamento tutto dedicato al Teramo, Pro Teramo, un'ora insieme per analizzare quanto sta accadendo nel campionato dei biancorossi, che speriamo sembra aver trovato la quadratura definitiva. La bella vittoria di sabato sera 2-0 contro il Fano, ma quello che ha destato maggiore soddisfazione nel pubblico biancorosso certamente è la prova offerta dall'11 di Federico Nofri, che praticamente ha surclassato di fatto la formazione granata. Ne parleremo questa sera. Ovviamente sono tanti i modi per mettervi in contatto con noi, li vedete, l'hashtag TV6, il numero di telefono 392-623-7060. Vado a presentare gli ospiti, che questa sera sono parecchi e dislocati su una doppia location, tra un po' capirete perché. Saluto il collega Gaetano Lombardino. Ciao Gaetano. Ciao Jacopo, ciao, ben rivisto. Collega del quotidiano Il Centro. Poi saluto dallo stadio Gaetano Bonolis, li ringrazio davvero perché è davvero un piacere, gli amici del Club Biancorosso, che è un club di tifosi del Teramo storico che insomma si distingue non solo per il tifo sempre molto caldo, ma anche per delle iniziative che poi magari conosceremo nel corso della serata. Io do la buonasera al presidente Giuseppe Bracalenti, ma anche a quelli che sono a fianco a lui, Antonio Gianmaricone, Luca Di Giammatteo ed Erika Cianci. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, buonasera. Poi ovviamente con voi parleremo delle vostre iniziative, ma ovviamente se avete delle domande, delle considerazioni, siete liberissimi di farlo. D'altronde siete in collegamento proprio per questo. Poi vi chiederemo anche un'analisi del cambiamento del Teramo dall'era Zauli all'era Nofri. Per presentare l'ultimo ospite prendo in prestito la voce del collega Enrico Rocchi, che qualche tempo fa descrisse un suo gol. Lui indossava un'altra maglia, quella del Pescara, segnò al 94esimo un gol contro il Catania e lo descrisse così quel gol. Vediamo. Sansovini, il tiro, gol! Sansovini. Marco Sansovini, ciao Marco, benvenuto. Ciao, grazie. Buonasera a tutti. È davvero un piacere averti ospite nei nostri studi. In gol proprio sabato sera hai aperto le danze contro il Fano. Per analizzare la situazione del Teramo vediamo non tanto i risultati, perché li conosciamo, quanto la classifica, perché è una vittoria che comunque restituisce morale, ma soprattutto consente al Teramo di staccarsi leggermente da una situazione preoccupante. Vedete, i biancorossi a quota 5 punti nel gruppone, dove ci sono Sudtirol, Mantova, Modena, Teramo appunto, e l'Ancona. Comanda il Venezia di Pippo Inzaghi, a seguire il Pordenone e poi la San Benedettese, sorprendente davvero, a quota 12 punti. Una vittoria, Marco, scacciacrisi? Forse dopo il pareggio di Sant'Arcangelo nemmeno più tanto. Ma sì, dopo già Sant'Arcangelo si era visto un cambio di marcia, soprattutto una mentalità parecchio offensiva, no? Perché anche nel momento in cui siamo stati raggiunti, comunque abbiamo cercato fino all'ultimo secondo la via del gol e quindi di vincere la partita a Sant'Arcangelo. Comunque era una squadra che aveva fatto parecchi punti fino a quel momento, e nell'ultima partita col Fano credo che la vittoria sia stata strameritata sotto tutti i punti di vista. Siamo contenti, ma siamo consapevoli comunque che il cammino è lunghissimo e non abbiamo fatto praticamente ancora niente. A proposito di crisi, Gaetano, prima di venire da te, noi abbiamo riassunto questo nuovo corso in casa biancorossa con una copertina, prendendo delle note un po' datate ovviamente, ma che probabilmente ci stavano bene con la situazione del Teramo. Vediamo la copertina. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi,
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Oh, per strappare anche un po' di risate, se ci sente Campidelli che nel testo c'è un riccone avaro e vecchio, viene qui nei nostri studi e ci picchia, ma ovviamente ci passerà la notazione scherzosa. Gaetano, ma in fondo, poi risponderemo anche, apriremo anche questa parentesi, in fondo bastava, noi l'abbiamo un po' semplificata, bastava il cambio dell'allenatore, puntare su giocatori come Marco Sansovini e poi bastava poco. O no? È facile a dirsi, no? Non bastava poco. Si è creata questa situazione di questo cambio di allenatore che, insomma, è chiaro che è sempre una situazione negativa che nessuno si augura mai. Speriamo che con il nuovo allenatore queste prime due partite lo stanno facendo emergere, ci sia stato il cambio di passo. È chiaro che questa, secondo me, è una squadra con dei valori. Assolutamente, è chiaro che vederla ultima in queste prime giornate era veramente un pugno nello stomaco, perché i giocatori ci sono, i valori credo che ci siano, e speriamo, insomma, che con Nofri vengano tutti fuori e che questa miniserie positiva iniziata con il nuovo allenatore possa continuare. Io volevo andare un po' a Teramo per sentire che cosa ne pensano quelli del club biancorosso, insomma, se siete soddisfatti ovviamente di questo inizio di Nofri, ma il problema era davvero Lamberto Zauli? Ma guarda, noi sinceramente non lo sappiamo. L'unica cosa che possiamo dire è che il Teramo delle ultime due giornate è completamente diverso da quello che ha iniziato il campionato, cioè proprio una squadra completamente diversa. Adesso perché e per come noi sinceramente non lo sappiamo, ci fa piacere constatare questo e va bene così, insomma. Il Teramo non poteva comunque essere quello delle prime giornate, cioè troppo brutto per essere vero, quindi va bene così per noi, insomma. Il cambio d'allenatore forse, non lo so, ha dato degli stimoli maggiori, comunque il cambio di passo è importante, questa è completamente un'altra squadra, nulla a che fare con quella delle prime giornate. Io volevo sentire anche Antonio, che magari può prendere il microfono, che lì a fianco a Giuseppe. Si è parlato molto anche della campagna acquisti. Antonio, ha pagato anche il direttore sportivo, insomma, era un repulisti da fare adesso mai più? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Diciamo che la campagna acquisti alla fine è una buona campagna acquisti, anche con gli innesti dei nuovi presi adesso penso possano andare solamente a migliorare la rosa in mano al mister Nofri. Faccio un mio personale in bocca al lupo a Marco Sansovini, perché io non nascondo che ero un po' scettico, ma avendo visto il come si allena e quanta grinta mette in campo, quanta professionalità, mi dimostra che è veramente un grande giocatore e un grande uomo. Per quanto riguarda la rosa, per me è una rosa che può dire la sua. Come ha detto il presidente, qui c'è stato un cambio di passo che penso tutti abbiamo visto. Mi auguro che il mister Nofri sappia trasmettere a questi ragazzi la voglia della piazza di essere sempre davanti, di cercare di vincere, ma fondamentalmente penso che il vedere giocare la squadra con grinda possa già pagare parecchio noi tifosi, perché alla fine di tutto ciò noi vogliamo il bene di Teramo e del Teramo, quindi già quello può bastare, penso. Peraltro, prima Marco diceva, dei segnali si erano già visti, rimango da te Antonio, si erano già visti a Sant'Arcangelo. Insomma, voi seguite la squadra anche sempre in trasferta, già a Sant'Arcangelo avevate avuto questi segnali?
Beh sì, effettivamente a Sant'Arcangelo è mancato solamente un pizzico di fortuna per far sì che la partita, il risultato fosse conquistato in pieno per noi dalla nostra parte. Diciamo che, come ha detto il Presidente, è un'altra squadra, questo penso che agli occhi di tutti. Grinta, pressing, corsa da parte di tutti. Penso che abbiamo anche una rosa abbastanza completa con una panchina abbastanza lunga. Adesso c'è da vedere anche Sales, l'ultimo acquisto fatto da parte della società. Diciamo che io ad oggi, per le gare fin qui viste, non ho visto squadre di qualità nettamente superiore al Teramo attuale. Diciamo che Pordenone forse la partita un pochino più brutta, non tanto per il risultato ma quando sul piano della reazione da parte della squadra, che fondamentalmente sul 2-0, non nascondo, il mio pensiero è stato quello che eravamo noi che vincevamo e che la squadra stesse difendendo il risultato. Questa è l'impressione che dava dagli spalti. Nelle ultime due giornate invece il trend è cambiato in positivo e speriamo che rimanga tale. Senti Marco, il livello del campionato, tu come lo hai visto? Si è detto che questo era un girone di ferro e per molti versi effettivamente lo è. Credo che sia sicuramente il girone più difficile dei tre, questo lo sappiamo tutti quanti, non ce ne nascondiamo, però è anche quello più bello da giocare, quello che ti dà grandi stimoli ogni domenica, ogni sabato quando giochi. E per noi credo che comunque non ci sia nessun problema, noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, a far bene in settimana intanto, innanzitutto, perché poi il risultato è quasi sempre figlio della settimana. Hai sentito prima da te, lo diceva, qualcuno inevitabilmente quest'estate qualche dubbio sul tuo arrivo lo aveva avuto. Parliamo anche della notizia sciocca del Presidente, tra un po' ne parliamo. L'avevi sentito anche tu qualche sentore, il fatto magari Sansovini, 36 anni, magari viene a svernare a Teramo, insomma, forse qualcuno non ti conosceva, noi per fortuna sì, però... Personalmente non me l'ha detto nessuno. Ah, te lo diciamo noi allora! No vabbè, ma conosco le dinamiche del calcio, so che pensieri del genere ci possono anche stare, quindi se poi ho fatto ricredere qualcuno sotto questo punto di vista sono contento. E punto comunque sempre a migliorarmi. 3 gol fino a questo momento per Sansovini. Un saluto al talento Sansovini, uno dei tanti talenti della squadra, tutti a Bolzano. Peraltro dopo andremo proprio dai nostri amici a Teramo per sapere anche per chi volesse andare a Bolzano, che insomma non è proprio dietro l'angolo, magari se vi fate una scampagnata sicuramente anche a Bolzano, se organizzate qualche cosa, magari anche come si fa per mettersi in contatto con voi per raggiungere il Teramo che giocherà contro il Sud Tirol. Gaetano, allora, visto che ce l'hanno chiesto, parliamo un po' di questa notizia che è uscita oggi sugli organi di stampa con Campitelli che dice: io potrebbe essere questo il mio ultimo anno, dopo 10 anni sento un po' la stanchezza, poi quando andrò via qualcuno forse si accorgerà di che persone siamo io e mio cugino. Tu come la interpreti? Ma guarda, innanzitutto non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare questo discorso. Io credo che, vabbè, dal punto di vista così fisiologico ci sta che un presidente dopo quasi 9 anni di presidenza possa arrivare a fare una dichiarazione del genere, che ti ripeto però è stata anche fatta in altre occasioni, forse in maniera un po' più velata rispetto a oggi. Il problema è sempre il solito: c'è un compratore? La domanda, il problema è tutto lì, gira tutto intorno a questa domanda, perché è chiaro che se c'è un compratore che noi in questo momento non conosciamo, ci sono delle trattative casomai segrete, allora il Presidente, se si è sbilanciato fino a questo punto, vorrà dire che qualcosa in pentola evidentemente bolle. Se è stato uno sfogo, allora potrebbe essere uno sfogo che tale rimarrà, perché comunque all'orizzonte io personaggi in grado di prendere il Teramo in questo momento, almeno in città, non ne vedo. Se poi dovessero spuntare, io credo che il Presidente Campitelli è il primo che vorrà dare il Teramo in mani sicure. Non credo
che possa fare una cessione tanto per farla o perché è stanco o perché siamo arrivati ad una, diciamo così, conclusione fisiologica di una storia. Certo. Quindi io credo che è una cosa ancora tutta da scrivere e credo che sia figlia di uno sfogo del momento. Ecco, io prendo un passaggio del presidente Campitelli, mi chiedono di cedere la società, sono pronto a farlo senza alcun problema, avrò più tempo per la mia famiglia e per le aziende, chiaro il riferimento a quegli striscioni che ci sono da un anno a questa parte, che ripercorrono un po' la vicenda di Dirty Soccer, quanto le danno fastidio? Molto, io ci ho sempre messo la faccia prima e dopo, qualcuno ha sbagliato, va bene, diciamo pure che qualcuno possa aver sbagliato, io sono il presidente e ne rispondo, ma a tutto c'è un limite, io ho sempre rispettato i tifosi, con me hanno sempre una porta aperta, questo non significa che non possono protestare, va bene tutto, però nel calcio bisognerebbe avere anche un po' di memoria. Questo è solo un passaggio per far capire probabilmente qual è lo stato d'animo di Campitelli, che probabilmente fa una disamina anche del fatto che per alcuni settori della tifoseria del Teramo è mal sopportato. Sì, ma appunto ti ripeto, io credo che sia proprio uno sfogo fatto così, nell'ambito dell'intervista, nell'ambito di un inizio di campionato difficile, io credo che tutto ci possa stare. Ripeto, mi preoccupa il passaggio che in questo momento manca, cioè acquirenti, gente interessata a entrare in società anche con delle quote, si era parlato di quella cordata romana che sicuramente ricorderai, che se n'era parlato verso Natale, gennaio. Poi però all'atto pratico cosa c'è dietro? Questo è il passaggio che è da capire da qui ai prossimi mesi. Un saluto a Giuseppe e ad Antonio da parte di Silvano da San Benedetto. Io torno proprio da voi per parlare un po' di questa vicenda. Non so se il club biancorosso in tutto questo tempo ha preso una posizione ufficiale o comunque come vivete adesso questo sfogo, magari anche solo temporaneo, di Campitelli che dice beh vabbè, se è così a fine anno, dopo 10 anni, è stato bello, ciao a tutti. Come la vedete voi? Guarda, ovviamente lo sfogo del presidente ci ha colti un po' di sorpresa, però insomma io dico che dopo 10 anni di grandi successi, perché per noi Campitelli è e rimane il più vincente, cioè il più vincente di tutti, il miglior presidente che la Teramo Calcio abbia mai avuto. Ovviamente diciamo, parlo a livello di risultati, perché come persona anche altri presidenti insomma sono state belle persone, però a livello di vittorie insomma 10 anni alla grande, noi solo vittorie. Forse la piazza si è abituata un po' male, perché noi abbiamo passato anni insomma ad elemosinare anche un'iscrizione. Come la viviamo? Per me è uno sfogo che ci sta, ci può stare per un presidente passionale, un presidente che ci mette l'anima. È stanco, evidentemente è stanco, però lui è un vincente, quindi non credo ecco, molli così tanto facilmente. Fa male perché certo una parte della piazza, non tutta, insomma, non generalizziamo, perché Teramo non vuole che Campitelli vada via. C'è una parte della tifoseria che esprime legittimamente un proprio pensiero, senza essere offensivo, perché non abbiamo mai registrato particolari, diciamo, contestazioni con toni alti. Certo, purtroppo è il rischio, tra virgolette, di chi fa il presidente. Insomma, sei su un palcoscenico e c'è chi ti applaude e chi ti fischia. Certo, è difficile, mi rendo conto. Come club biancorosso noi riconosciamo, diciamo, a Campitelli diciamo, l'essere vincente. Purtroppo non è che noi possiamo indirizzare la piazza. Noi, da parte nostra, insomma, c'è stato sempre il massimo appoggio. Se errore c'è stato, l'errore lo fa chi lavora. Chi non lavora difficilmente sbaglia. Io volevo chiedere anche a Luca Di Giammatteo. Noi abbiamo un ottimo rapporto col presidente Campitelli e con la società.
Volevo chiedere anche a Luca Di Giammatteo, che è seduto vicino a te, insomma, che cosa ne pensa. Ciao Luca. Salve, buonasera. Ma in realtà sposo al 100% il pensiero del presidente Giuseppe. Il Club Biancorosso ha sempre avuto e ha un ottimo rapporto col presidente Luciano, con tutto lo staff della Teramo Calcio, perché crediamo poi in realtà che come club il nostro primo sostegno deve essere proprio quello di sostenere la Teramo Calcio in tutto e per tutto. Chiaro che poi, come diceva Giuseppe, solo chi lavora sbaglia. Riteniamo anche che chi sbaglia a volte, insomma, magari viene fatto anche in buona fede. Quindi credo che nella vita bisogna un po' perdonare, saper perdonare anche e saper ripartire da capo. Credo che il presidente Campitelli l'abbia fatto con grande difficoltà e con grande entusiasmo. È fondamentale però che il presidente Campitelli mantenga l'entusiasmo che ha sempre avuto, perché poi è contagioso verso la squadra e verso anche la tifoseria. È dura, però passerà, quindi noi cercheremo, insomma, sempre di fare anche da, non voglio dire da mediatori, perché non c'è da mediare nulla, c'è soltanto, credo, da sostenere la Teramo Calcio, il Teramo Calcio e la squadra, i ragazzi che entrano in campo, e quello credo che non verrà mai meno nella parte del club e nella parte di tutti i tifosi del Teramo. Marco, tu che rapporto hai con il presidente Campitelli? Un ottimo rapporto, fin dalla prima volta che l'ho visto. Quando il Teramo, diciamo, ha iniziato a cercarmi, siamo incontrati, ha fatto subito una bellissima impressione, e tra l'altro traspare in lui questo amore viscerale per il Teramo. Lui, quando parla del Teramo, proprio gli brillano gli occhi, quindi credo che comunque, io non so se è un rumor, se è uno sfogo, spero di sì, perché se la piazza dovesse perdere un presidente così, insomma, non sarebbe un fatto positivo, credo. Va bene, chiudiamo questa parentesi per tornare alle tematiche del campionato, perché dicevamo prima, microfoni spenti, è vero che magari non abbiamo visto un grande Fano, Marco, però giustamente tu dicevi, è vero che non c'è stato un grande Fano, ma probabilmente anche perché c'è stato un grande Teramo. Sì, credo che i demeriti del Fano siano stati sottolineati ancora di più dalla nostra buona partita, quindi loro non bene perché noi molto bene, diciamo che li abbiamo messi molto molto in difficoltà noi. Con il 4-4-2 si è parlato in questo periodo di moduli che neanche hai idea in queste prime giornate di campionato. Si è parlato molto di moduli, 4-3-1-2 con Zauli, poi si è passati a un 4-2-3-1, poi la difesa a 3. Tu hai fatto anche l'esterno nella partita col Bassano. Ecco, adesso ci pare di capire che il 4-4-2 sia quasi immodificabile. Come si trova Marco Sansovini? Direi molto bene con il 4-4-2. Sto giocando di punta centrale, quello che ho praticamente quasi sempre fatto, quindi mi viene naturale giocare in quella posizione. Poi sai, i moduli, sempre le solite chiacchiere che giustamente i tifosi devono fare, perché è bello anche per quello, ci mancherebbe. Sì, sì. E non poi, sai noi no, quanto ci... No, sicuramente, danno anche modo per parlare, chiaramente, no? Per discutere della partita, della settimana. Però poi, a parte i moduli, ci sono tantissime altre dinamiche che sono molto più importanti dei moduli. Però, quando hai fatto l'esterno contro il Bassano, peraltro te lo chiesi proprio io, tu dicesti, no, però l'ho fatto già in passato a Cremona, mi pare. Però non eri proprio entusiasta, non la faccia. Correggimi se sbaglio, fare l'esterno da o no? No, no, guarda, io sono entusiasta quando entro in campo. Quindi se poi serve, qualsiasi cosa serva per la squadra, uno lo fa, lo deve fare più che volentieri, con tutti i crismi, insomma. Gaetano, che cosa ha dato Nofri a questa squadra che prima non aveva? Ma ha dato grande carattere, credo che la determinazione dell'allenatore proprio si veda nella squadra, è stato bravo lui a trasmetterla subito, idee chiare, mi sembra anche un allenatore che si sa far capire per le cose semplici, cioè non vuole le cose complicate da parte del gruppo, e credo che in questo momento sia quella poi la,
la chiave di volta, perché in una posizione di classifica come quella del Teramo fino a 2 settimane fa bisogna fare punti, e bisogna fare punti attraverso il carattere, la concretezza, la voglia di vincere e il sapere essere squadra, che il Teramo credo che sabato con il Fano abbia espresso tutte queste componenti ai massimi livelli. Senti Marco, dell'esperienza di Zauli, anche se breve, cosa ti rimane? Intanto io credo che il mister abbia comunque lavorato bene con noi, sia lui che il preparatore atletico. Poi è chiaro che abbiamo lavorato molto fisicamente, un grande quantitativo di lavoro, e quindi è normale che magari eravamo anche parecchio carichi ed era fisiologico, e comunque le gambe si sarebbero sciolte e saremmo anche andati più forte, perché poi quello è un punto fondamentale, comunque la condizione fisica. E se riusciamo ad andare così bene è anche perché abbiamo lavorato bene col mister Zauli. Perché in molti dicono, beh, questa squadra probabilmente nelle prime giornate non andava granché bene, forse perché in estate non ha lavorato bene, o perlomeno quanto avrebbe dovuto. No, abbiamo lavorato tanto e sapevamo che comunque saremmo andati un pochino in difficoltà all'inizio fisicamente, però è normale che poi la preparazione precampionato si fa in previsione di un campionato che finisce a maggio se non a giugno, quindi è normale che magari sia anche studiato il fatto che si possa andare in difficoltà all'inizio per poi ritrovare una condizione migliore rispetto agli altri in seguito. Va bene, noi ci fermiamo per la pubblicità, voi non cambiate canale, intanto vedete le immagini molto belle che arrivano del gagliardetto, no? Della sciarpa del club biancorosso, poi parleremo con loro delle loro iniziative anche sociali nella seconda parte. Pubblicità, tra poco torniamo. Allora, eccoci tornati, seconda parte di Pro Teramo, entriamo un po' anche nell'aspetto, ci concentriamo anche su quella che sarà la settimana che ci porta a Sud Tirol. Altri messaggi, dopo la figuraccia che ci ha fatto fare senza mai chiedere scusa ai tifosi, sarebbe ora che lasci. Come vedete, messaggi contrastanti, chi è a favore, chi è contro. Ecco, Luciano Campitelli ama il calcio, la Teramo Calcio, se veramente ha in animo di cedere la società di cui è il presidente lo farà solo se chi subentra la pensa alla stessa maniera. I veri tifosi amano la squadra e non la mettono in difficoltà. Oh Marco, peraltro adesso in pubblicità stavamo... Caro Marco, se a pescare era il sindaco e pescare la provincia di Teramo, qui da noi sei il prefetto. Forza diavolo. Insomma, ruoli istituzionali a iosa. Quanti ne vuoi? Basta fare il calciatore, altre robe non fa per me. Oh, stiamo parlando in pubblicità, che a proposito di presidenti, diciamo che sei abbastanza temprato dal fatto che tu hai avuto anche Piero Camilli come presidente. E peraltro a Pescara tu sei arrivato in una situazione in cui a livello societario non è che fosse proprio rose e fiori, non c'era nulla. Non c'era niente, primissimo anno non c'era niente. Peraltro tu sei stato uno degli ultimi acquisti di Enzo Nucifora. Esatto. Eravasi proprio quasi sul gong del mercato, con una squadra costruita in 4-4-8 che poi sfiorò i playoff, se non è vero. Per un punto di penalizzazione non facciamo i playoff. Noi era la squadra Berretti più Luca Leone. E Marco Pomante, poi c'era Felci, i più grandi, diciamo, e poi arrivarono l'ultimo giorno di mercato, arrivammo in 11-12 mi sembra. Sì. Va bene, Gaetano, ci andiamo ad ascoltare Nebil Kaidi, una parte di Nebil Kaidi che parla proprio della differenza tra le due gestioni, quella di Zauli e quella di Nofri, e poi ci sentiremo varie pillole anche sul comportamento della linea difensiva, però prima ci andiamo ad ascoltare Kaidi sulla differenza delle due gestioni tecniche. Qualcosa è cambiato, perché queste due partite abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto alle prime, e quindi probabilmente qualcosa dentro di noi è scattato, quindi niente, speriamo di solamente di continuare così, perché la cosa più importante adesso è dare continuità di prestazione prima di tutto, e poi anche dei risultati sarebbe importante, ecco.
i lavori sono magari diversi da quelli che facevamo prima, però penso che si lavorava tanto anche prima, quindi non è quello il discorso, è stata proprio forse una cosa più mentale e tattica, penso. Senti, hai avuto anche tu, Gaetano, la sensazione nelle prime giornate di campionato, e forse anche per questo ha pagato l'allenatore, che fosse una squadra un po' piatta, un po' troppo tirata 10 metri troppo dietro, o no? Sì, ho avuto assolutamente questa sensazione, che poi insomma è stata una sensazione strana, perché non si riusciva a capire poi in effetti il motivo di questa passività. Certo, il precampionato però ti devo dire non mi aveva del tutto convinto. Eppure aveva dato buoni segnali questa squadra proprio nel precampionato. Sì, però c'erano state anche un paio di amichevoli che non mi avevano lasciato troppo entusiasta, a dirti la verità. No, quella di Avezzano per esempio, una squadra molto al piccolo trotto, per esempio anche quella con il Perugia, dove il Perugia, non ci dimentichiamo che mancavano diversi giocatori della squadra, sì, titolare, quindi non mi aveva mai entusiasmato del tutto. Certamente non mi immaginavo un epilogo del genere. È chiaro che in questi casi qua, però, a mio parere, meglio fare un cambiamento subito, cioè avendo però tutta la stagione per rimediare assolutamente a questa situazione, piuttosto che temporeggiare. Evidentemente la società ha capito che più di così non si poteva andare avanti, insomma. Intanto ci scrivono, se potete dirlo, visto che non ha l'auricolare, ad Antonio, che qualcuno ha portato il gelato a casa sua ma non lo ha trovato. Evidentemente qualcuno che lo conosce, ditegli che c'è un gelato che lo aspetta a casa, ma tanto lo liberiamo tra 25 minuti, non di più. Un gelato, dicono. È arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio. Antonio, saluta e va via allora. Ah, va via subito, va via, ok, va bene, ti liberiamo subito. Leggiamo qualche messaggio, Maurizio, che sta arrivando? Sì. No, stanno arrivando tantissimo, sento il rumore in sottofondo dei messaggi che arrivano, quindi chiedo a Maurizio se li possiamo leggere. Magico Antonio, facci sognare. Dite ad Antonio, se gli passate l'auricolare, sta diventando veramente il protagonista. Antonio, stanno arrivando tanti messaggi per te. Magico Antonio, facci sognare. Ti dicono che ti hanno portato il gelato. Uno ti ha detto anche che non sei particolarmente bello, però non lo abbiamo mandato, non ti preoccupare. Va bene, continuiamo a leggere qualche messaggio. Beh, non penso siano questi i problemi. Leggiamo qualche altro messaggio. Gli ultras teramani hanno pure il coraggio di criticare Campitelli dopo le migliaia di danni di fumogene e guai allo stadio. Va bene, altri messaggi pro, sicuramente poi magari noi filtriamo solo le parolacce, bestemmie e cose del genere. I presidenti passano, la passione resta intatta. Go Campitelli, vai via. Ok, ancora? Se il calcio deve essere pulito, i tifosi devono dimostrare di essere anche loro puliti. Come vedete, insomma, è un argomento che fa discutere, che forse non ne verremo mai fuori, ma è anche positivo che sia così. Insomma, ognuno rimane, è della sua e rimane della sua. Secondo Antonio, che cosa ne pensi, Antonio, di Carraro? Attenzione che questa sera potremmo ingaggiare un commentatore. Antonio, ti mettiamo ospite fisso, che la gente ti scrive da casa solo per te. Che ne pensi di Carraro? Il giocatore, visto poco in campo, perché non è che abbiamo avuto modo di vederlo granché, dal poco visto, un giocatore penso valga la rosa del Teramo. Ribadisco, nell'intera totalità della rosa, penso allestita dalla società, ci sono alcune belle individualità. Però penso che il livello tecnico della squadra sia più o meno omogeneo. Abbiamo una panchina lunga, non ci scordiamo che fino adesso abbiamo parecchia l'infermeria piena, abbiamo avuto sempre l'infermeria piena. Diciamo che tecnicamente vedo una rosa molto competitiva. Con gli ultimi innesti, ripeto, la squadra è ancora più completa. Penso che sia una squadra che può solo far bene. Se tutti quanti crediamo
in qualcosa e tutti quanti insieme spingiamo per lo stesso obiettivo, a Teramo si è sempre detto tutti uniti non avremo limiti, quindi sta a noi, secondo me, noi tifosi, squadra, società, ultras, penso tutte le componenti della Teramo Calcio, del Teramo Calcio, devono mirare tutti quanti verso lo stesso obiettivo. Ribadisco, un giocatore poco visto in campo, quindi spero di aver modo di poterlo giudicare in positivo al momento che abbia magari, che ne so, un minutaggio più concreto. Intanto continuano ad arrivare messaggi che sono, Antonio, tutti per te. Antonio, portami a Bolzano, ti scrive Donato. Un altro messaggio, Antonio, sei bellissimo. Stai diventando veramente... sono veramente, non li stiamo scrivendo noi, ti giuro, arrivano proprio. E gente da casa che ti apprezza particolarmente. Beh, ringrazio tutti. Adesso ci andiamo ad ascoltare. Io ringrazio tutti, io onestamente non sono nessuno. Ci andiamo ad ascoltare adesso Caidi che parla del posizionamento difensivo di questa squadra, cioè come è cambiato, la domanda era... Contro il Fano, Gaetano, contro il Fano, dopo 20 minuti, tre volte il Fano in fuorigioco. In quattro partite precedenti con Zauli, mai. Quattro partite, neanche un fuorigioco il Teramo. Sentite come ha risposto Caidi. Fare fuorigioco non è fare fuorigioco, è proprio il fatto che magari il Teramo si è difeso alto, si è difeso più in avanti e ha cercato di recuperare palla nella metà campo avversaria e quindi è normale che, stando alti, concedi più profondità e quindi magari l'attaccante avversario è portato ad andare più in fuorigioco, però è proprio l'atteggiamento della squadra che è cambiato ed è, per me è una cosa positiva. Ecco Gaetano, hai sentito Caidi? Probabilmente abbiamo prestato un po' più alti, sì. E anche questo è il cambiamento di cui parlavamo, sì. Difendere 10, 15, 20 metri più in alto per recuperare prima. Sì, sì, ma infatti è una delle novità, insomma, portate da Nofri. Credo che in questo momento qui il Teramo stia curando molto i dettagli. Ed essendo Nofri un allenatore che cura molto questo aspetto, che lavora in maniera estremamente attenta, la squadra è stata brava a recepire subito questo. E i risultati, infatti, sabato si sono visti, anche se qualcosa già si era intravisto a Sant'Arcangelo, a dirti il vero. Poi è chiaro che a Sant'Arcangelo è mancata quel pizzico di fortuna per vincere quella partita, altrimenti il Teramo avrebbe fatto già i suoi bei 6 punti in 2 partite. Intanto scrivono, Antò ti vedo timido, che ti succede? Spara tranquillo le tue bombe, scrive Peppe. Vabbè, poi magari se ce l'ha qualche bomba gliela facciamo anche sparare, sempre in maniera figurata, ovviamente. Marco, in questo momento la parola che si sente più spesso è quella... è continuità, perché questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto anche dei buoni risultati, ha vinto un derby che non vinceva da tanto tempo contro l'Aquila, però probabilmente il vero limite della squadra l'anno scorso è stata proprio la continuità, cioè riuscire a inanellare una striscia di vittorie o di risultati positivi importante. Come si trova la continuità? Continuando a lavorare in settimana, giorno dopo giorno, con la stessa foga, con la stessa attenzione e con la stessa intensità, e riportarla chiaramente il sabato, perché poi è quello che il sabato e la domenica, quando giocheremo, è quello che dà continuità, i punti. Però ripeto, sono tutti figli della settimana, noi non dobbiamo mai calare l'intensità, quindi quest'ultima partita che sia un punto d'inizio e non un punto d'arrivo. Senti, che attaccante fino a questo momento ti ha stupito di questo girone? Di quelli che conoscevi, di quelli che avete incontrato, ma anche di quelli che insomma conosci solo per averli visti in televisione? Ci sono tanti attaccanti bravi. Ma Arma è uno che sa fare gol e lo sta dimostrando, perché ha fatto 7 gol finora. È supportato da una squadra forte, quindi anche aiutato abbastanza dai suoi compagni sicuramente, e poi come attaccanti Calaiò e Vago, insomma, li conoscono tutti quanti. Eppure a Parma sta facendo il fenomeno Nocciolini, paradossalmente. Sì, ma perché poi adesso si parla sempre sulla carta, ma poi quando vai in campo, il campo non mente mai, il campo parla e non mente mai.
Senti, a proposito di Parma, ti è un po' deluso? Vediamo la classifica del Parma. Ti sta deludendo l'avvio di una squadra che sembra dover ammazzare il campionato? Non è che sia a distanza siderale dal Venezia, però 11 punti insieme al Bassano, è che stia facendo anche sabato 1-0 con l'Albino Leffe in casa. Si è trovato in difficoltà a Pordenone. Beh, ma le difficoltà le troveranno tutti quanti, il Parma le troverà ovunque. Il Parma, come tutte le squadre, le troveranno ovunque, non sarà mai una passeggiata per nessuno. Devo dire la mia, un pochino me l'aspettavo dal Parma, sinceramente. Non ha giocatori forti davanti, buoni giocatori negli altri reparti, però non mi sembra per ora sicuramente questa corazzata ammazza campionato, che magari poteva essere il Venezia. La vedo più una squadra più attrezzata. Se devo dire una squadra che forse ha meno punti di quelli che mi aspettavo, il Padova. Ah, il Padova. Un po' in difficoltà. Ragazzi a Teramo, se volete, qui c'è Sansovini, che cosa gli chiedereste, insomma, al di là dei complimenti per quello che ha mostrato fino a questo momento in campo? Poi vorrei sentire anche la voce di Erika, che insomma tifosa biancorossa. Però insomma, se avete una domanda da fare a Sansovini, è qui che risponde. Marco, intanto allora, nell'immediato, più che una domanda è una richiesta. Due gol a Bolzano. Due gol a Bolzano. Poi cerchiamo di farne uno più di loro. Poi per le domande, già insomma, sarebbe... Marco. Sicuramente, insomma, quello che chiediamo a lui è la figura più esperta della rosa, quindi confidiamo in lui, insomma, nel portare questi ragazzi dove poi meritano di stare in alto e non dove sono adesso, e sicuramente la sua presenza sarà fondamentale per questo, quindi noi, diciamo, ci affidiamo a lui, perché lui è un punto di riferimento, sarà un punto di riferimento per la squadra e sicuramente lo sarà anche per noi tifosi. Ringrazio il signore, ringrazio tutti quanti, tutti coloro che mi danno questa fiducia, questa responsabilità, ma quello che mi fa piacere, sono contento di far parte intanto del Teramo e soprattutto di questi ragazzi, far parte di questo spogliatoio di ragazzi eccezionali, bravi calciatori che assicuro danno veramente l'anima per questa maglia giorno dopo giorno. Io volevo sentire, vediamo le vostre iniziative, però mi fate sentire anche la voce di Erika, insomma, una tifosa biancorosa, anche la parte rosa. Noi insomma cerchiamo di, anche con i nostri servizi domenicali, siamo molto molto rosa. Eccola qua, ciao Erika, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ci spieghi... ci spieghi come una donna si inserisce all'interno di un gruppo di tifosi di una squadra di calcio? Qual è il tuo percorso? In realtà parte tutto da una passione di base che è per il gioco del calcio e poi anche per la propria squadra, la squadra della propria città. Ovviamente anche il marito... che qui a fianco, che mi ha coinvolta in questa avventura, chiamiamola così, ecco. E quindi poi sabato dopo sabato, domenica dopo domenica, mi sono appassionata sempre più. E quindi ho iniziato a seguire la squadra, sono parte del club. E niente, ecco, sono qui ogni weekend a sostenere la squadra, i colori della città. È colpa del marito, ok, colpa di Luca. Senti, vuoi fare una domanda a Marco Sansovini? Sì, anche. Come, scusa? Vuoi fare una domanda a Marco Sansovini? No, io volevo solo fargli tanti in bocca al lupo e sono sicura, ecco, che i successi arriveranno. Lui è veramente, sì, come diceva il presidente, il punto di riferimento della squadra. Volevo solo fargli tanti in bocca al lupo, ecco. Ok, grazie Erika. Tra un po' torniamo da Giuseppe, che ci dovrà illustrare quelle che sono le iniziative del vostro club, però intanto
Gaetano, concentriamoci sul prossimo ostacolo, che è il Sud Tirol, trasferta molto lunga, però una squadra tutto sommato abbordabile. Anche se in questo girone parlare di squadre abbordabili, insomma, ce ne passa. Sì, ce ne passa. Ma guarda, intanto 5 punti come il Teramo, quindi già questo dovrebbe, insomma, far capire al Teramo che è una partita che si può giocare tranquillamente. Sì. Li ho visti ieri con la Reggiana, quelli del Sud Tirol, oddio, mi hanno impressionato in alcuni reparti, una squadra che ha diverse soluzioni tra attacco, centrocampo, in difesa un po' mi hanno lasciato un po' a desiderare. Dai, io credo che il Teramo ci arriva nel momento migliore di questo inizio di campionato e quindi credo che ci siano tutte le possibilità per sfruttare quest'onda buona iniziata con Nofri. Tanto Teramo in Serie D, questo vi meritate. Alcuni scrivono invece: Marco, portaci in... anzi, ti chiedono un gol il 13 novembre. Io adesso vado a controllare con chi giocate. Che cosa è successo in relazione ai danni allo stadio? Ma da quello che ho letto ieri ci sono stati alcuni danneggiamenti in curva tra bagni, telecamere a circuito chiuso, eccetera. Però di più francamente non saprei dirti. Ah, ok. Allora, domanda per Sansone. Intanto ti dico, sai cos'era il 13 novembre? San Benedettese Teramo. Ecco, una gara a cui in molti tifosi biancorossi tengono. Domanda per Sansovini: con uno come lui, fortissimo, più Jefferson, che mi sembra pure molto forte, ci si può provare a tornare in B? Magari c'è da rinforzare il centrocampo. Lui come la vede? Intanto non entro sicuramente in questioni tecniche e poi non mi permetto, non è assolutamente il mio ruolo. E comunque davanti ce ne sono dei giocatori che dare qualcosa a questa squadra, possono dare anche tanto, perché io ti ricordo Croce che l'anno scorso ha fatto parecchi gol nel Monopoli, quindi una squadra che doveva salvarsi, non è mai facile fare tanti gol, c'è Petrella, c'è Cericola, c'è Angelo che è un ragazzino, è molto giovane, però noi l'abbiamo imparato a conoscere durante gli allenamenti pre-campionato e mi ha fatto un'ottima impressione. Poi non uno o due persone non determinano mai sicuramente, ma è tutto, diciamo, tutta la squadra, tutta la rosa che poi lavorando bene determina le partite. Ti scrivono: portaci in Serie B. Ti chiedevano anche se era possibile il salto di categoria. È talmente però presto che tutti gli obiettivi sono perseguibili. Certo. Allora torniamo a Teramo, poi nel finale vedremo anche tutti i gol di Lega Pro, ci facciamo una scorpacciata di gol. Però Giuseppe, descrivici un po', perché voi fate, oltre a sostenere la vostra squadra, fate anche delle azioni importanti dal punto di vista sociale. Beh, sì, diciamo che l'associazione Club Biancorosso, che mi onoro di rappresentare, è una delle più antiche della città di Teramo, è nata nel 1971 e appunto raccoglie tutti i tifosi della Teramo Calcio. Diciamo, il nostro obiettivo, oltre a quello che di sostenere la squadra, il nostro striscione lo scorso anno è stato per tutti i campi d'Italia, nonostante un campionato non esaltante, insomma, non è che, insomma, era un campionato da giustificare, diciamo, esodi grandissimi. Quindi, diciamo, oltre quello, che comunque per noi è l'aspetto principale, tra l'altro apro una parentesi, stiamo organizzando, mi dicevi prima, la trasferta di Bolzano, per chi è interessato sulla nostra pagina Facebook ci sono tutte le informazioni, comunque possono richiedere informazioni attraverso la nostra pagina. E in più stiamo già organizzando la trasferta di Venezia, dove lì faremo praticamente una o due giorni con un pernottamento, insomma, poi usciremo anche sempre sulla pagina e con delle locandine dove illustreremo meglio il programma di questa trasferta a Venezia. E quindi, dicevo, sì, oltre al sostegno della squadra, molto importante per noi è l'aspetto legato al sociale, perché insomma non ci possiamo limitare solo a seguirla la squadra, ma dobbiamo anche manifestare l'amore per la città in questo senso. E quindi niente, noi, diciamo, abbiamo contatti con tantissime associazioni di volontariato che invitiamo
ad ogni partita casalinga della Teramo Calcio sono nostri ospiti, quindi insomma ci fa prendere contatti, insomma, e ci piace regalare anche a ragazzi, insomma, a tutte le persone l'emozione di stare insomma insieme e di tifare il Teramo. Poi abbiamo insomma un progetto molto importante, sempre legato al sociale, che si chiama Cuore Biancorosso, che prevede da parte nostra l'acquisto di defibrillatori da donare alla città di Teramo e alle frazioni. Ovviamente per noi è un impegno insomma molto molto importante. Presenteremo questo progetto la prossima settimana in comune, al comune di Teramo, al sindaco Brucchi, e si svilupperà insomma fino ad aprile. Attualmente abbiamo in programma la consegna di 2 defibrillatori. Ovviamente dipende anche, insomma, anche perché la nostra associazione vive anche di tessere associative e di quote associative, quindi oltre ad invitare tutti i tifosi biancorossi a sottoscrivere la nostra tessera, ecco, invitiamo anche diciamo i commercianti e tutti quanti a darci una mano, in quanto usciremo anche con il libricino, il calendarietto del Club Biancorosso, che è una pubblicazione anche questa storica che abbiamo portato qui per far vedere quella dello scorso anno, che dal 1971 ogni anno esce e riporta praticamente tutte le partite della Teramo Calcio. Questi sono le uniche nostre fonti di finanziamento per queste attività legate al sociale. Quindi ecco, invitiamo tutti a darci una mano sotto questo aspetto. Beh, veramente complimenti, perché insomma iniziativa davvero, davvero lodevole. Intanto abbiamo scorso, mentre parlavi Giuseppe, la vostra pagina Facebook per far vedere per chi volesse. Intanto vediamo, l'ultimo post è proprio di Antonio che dice che vi state già organizzando per la trasferta di Venezia, ma per chi volesse partecipare invece alla trasferta di Bolzano di sabato, come deve fare? Sì, forniremo diciamo delle indicazioni sempre attraverso la nostra pagina. Ci stiamo organizzando, stiamo cercando di reperire dei pulmini, non è facile, però ci stiamo provando. Quindi diciamo fra domani massimo usciremo con qualche comunicazione in tal senso. Stiamo cercando di trovare i pulmini per poter portare i tifosi a Bolzano. Intanto ci hanno scritto tutti a Bolzano con il pulmino di Antonio, vogliono il contratto biennale per Antonio, forse per la Teramo Calcio. E uno, Antonio, ti chiedeva una curiosità: quanti chilometri hai fatto per seguire il Teramo? Io penso che non lo sappia neanche tu. Ma onestamente calcolare i chilometri fatti è quasi impossibile. Ringrazio la mia famiglia che mi dà l'opportunità di poterlo fare, però volevo fare una domanda a Marco, se mi concedi di poter tornare indietro. Si parlava delle squadre che si vedono per la vittoria finale del campionato, volevo chiedere a lui cosa ne pensava della Reggiana vista ieri sera, tenendo conto anche che ha una partita da recuperare, secondo me avendo espresso anche un bel calcio in campo. Io la partita onestamente non l'ho vista ieri sera, però ho visto la Reggiana altre volte ed è sicuramente una squadra di spessore tecnico importante per la categoria, è una di quelle accreditate comunque a fare un campionato di vertice, quindi ha giocatori importanti, vedi Marchi, vedi Bovo, hanno appena preso, quindi gente comunque con un passato importante. Guidone Angiulli, sì, Manconi. Che ho avuto a Novara, quindi tutti ragazzi comunque che hanno avuto esperienze importanti da protagonisti in Serie B. Peraltro nelle valutazioni di mercato è la squadra che spende di più nel girone B di Lega Pro. Intanto ci hanno scritto: noi vorremmo venire a Bolzano, Antonio, siamo 23. Un altro ci ha scritto: come si fa ad andare a Venezia? Benissimo, andate sulla pagina del Club Biancorosso che vi darà nei prossimi giorni le informazioni su Venezia.
e se siete 23 e volete andare a Bolzano, avete sentito, tra domani, insomma nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti. Oh, siamo quasi in chiusura, ci andiamo a vedere i gol del fine settimana e poi salutiamo gli ospiti da Teramo e gli ospiti ovviamente da Silvi. Grazie a Maurizio da qui che ci segue in regia. Cominciamo da Gubbio Padova, che è finita 0-1. Eccola qua, il gol di Cappelletti, la vittoria del Padova di misura. Altra vittoria di misura, Ancona-Modena 1-0, l'ex aquilano Marco Frediani. Vittoria nettissima invece, quella del Bolzano contro il Sant'Arcangelo 4-0. Barison per il vantaggio del Bassano, su rigore il raddoppio di Minesso. Ancora Minesso su calcio di punizione, davvero bellissimo, sinistro alla Sansovini, sarebbe da dire. E poi Bianchi per il 4-0, davvero tonfo clamoroso per il Sant'Arcangelo, ma che il Bassano fosse una grande squadra lo si sapeva. Maceratese-Pordenone, partita scoppiettante, 2-4, segna Gattari per la Maceratese, pareggio di Berrettoni per il Pordenone. Pordenone che va in vantaggio con un calcio di rigore trasformato proprio da Rashid Armati, di cui abbiamo parlato prima. La Maceratese con un gran gol di Ventola, scuola Pescara. Davvero bravo questo ragazzo, fa un gran gol. 2-2, ancora Armà, stavolta sotto misura, un po' rapinatore d'area di rigore. Cattaneo per il 2-4 del Pordenone. Andiamo a Venezia adesso per la vittoria dei Lagunari di Pippo Inzaghi, 2-0. Ferrari per il vantaggio del Venezia, ma insomma Ferrari più che altro la devia la palla. E poi l'autorete di Allegra, Venezia batte Lumezzane 2-0. La San Benedettese, abbiamo detto, sempre più sorprendente, vince a Forlì, clamorosa difficoltà per il Forlì, grazie al gol di Mancuso. Hai parlato di grandi attaccanti prima, hai nominato Felice Evacuo del Parma, che vince 1-0 contro l'Albinole F. Anche qui è una deviazione, però sembra più voluta rispetto a quella di Ferrari. E infine la partita di ieri sera con la Reggiana, che vince grazie al gol di Manconi sul rigore per il fallo su Andrea Bovo. 1-0 della Reggiana sul Sud Tirol. Queste erano le immagini. Il fine settimana mancano, ma non per colpa nostra, le immagini di Mantova Feralpisalò. Ma non è colpa nostra, è il pool di Lega Pro che ha messo a disposizione un file tagliato, c'era solo l'ultimo gol. Vabbè, vediamo il prossimo turno, Maurizio, rapidissimissimissimamente, davvero. Albinole F' Gubbio, Fano Maceratese, Ferrari Salò Forlì, Lumezzane Reggiana, Modena Bassano, Padova Mantova, Pordenone Venezia, grande gara. San Benedettese Parma, Sant'Arcangelo Ancona, Sud Tirol Teramo. Gaetano, che Teramo ti aspetti sabato a Bolzano? Che confermi quello che ha fatto vedere col Fano. Già quello sarebbe un'ottima base di partenza. Poi magari se venisse qualcosa di più, ancora meglio. Ben venga. Grazie Gaetano Lombardino. Grazie a te, alla prossima. Grazie agli amici del Club Biancorosso. Ragazzi, è stato un piacere e noi ovviamente vi aspettiamo nelle prossime puntate. Davvero, in bocca al lupo per i vostri progetti. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera a tutti. Sera. Grazie agli amici del Club Biancorosso, grazie davvero a Marco Sansovini. Grazie Marco. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Maurizio da Guin Regia, grazie per l'assistenza tecnica a Silvia Gentile dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Pro Teramo torna martedì prossimo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.